Mameli, il ragazzo che sognò l'Italia. Quali sono i vostri personaggi e come vi siete trovati ad interpretarli? Il Goffredo Mameli che raccontiamo noi è quel Goffredo Mameli che parte da essere un damerino dell'alta borghesia genovese e diventa in questi due anni, gli ultimi due anni di vita, e diventa l'uomo rivoluzionario che tutti conosciamo. È un personaggio pieno di sfumature bellissime. È un personaggio che ama, un personaggio che crede nell'amicizia, crede nei propri diritti, nei diritti degli altri e si batte per i diritti degli altri, crede nella libertà. Io ho cercato di dare quanta più umanità ad Adele, quindi ho cercato di non portare un personaggio ma una persona. Ho cercato di non cadere nella trappola, come dicevo, della pomposità dell'epoca, perché insomma, perché ho voluto portare quanta più attualità possibile e di dare appunto anche io più lati possibili a questo personaggio, non diciamo appiattirlo su un'unica linea, quindi renderlo tridimensionale. Esattamente, quindi determinato, ma fragile, romantico, indipendente, rivoluzionaria, lottatrice, quindi insomma è stato molto bello. Il mio personaggio è Nino Bixio, che all'epoca è un ragazzo di 25 anni. Quello è quello che raccontiamo noi. E questa Chiara ha ragione, nel senso sono delle... La cosa importante, ci tenevamo a raccontare delle persone vere. Dei ragazzi. E non delle statue. Nino, quando arriva, è un ragazzo che ha lasciato Genova da 15 anni, quindi molto giovane, molto piccolo, è un ragazzo molto solo, ma molto forte, apparentemente, con delle idee... rivoluzionarie e di rivoluzione, e quando conosce Goffredo scopre che non è più solo, e la cosa bella che c'è tra Nino e Goffredo è il fatto che, per quanto possano apparentemente sembrare così distanti, così agli antipodi, in realtà sono due antipodi, in realtà sono due persone che nella sua esuberanza, nella sua riservatezza, hanno tanto in comune. E il lavoro era trovare questa cosa che avevano in comune, che è raccontata, oltre che nel film, è raccontata anche nei reperti storici che abbiamo, con cui ci siamo consultati, che abbiamo trovato. Allora, io interpreto Carli Repetto e Gianluca interpreta Francesco Castiglione. Francesco Castiglione, un personaggio di rilevanza. No, io e lui siamo gli unici personaggi della serie ad essere inventati, ad essere di finzione, per necessità narrativa, diciamo. Per il resto è fedelissima alla realtà storica la serie. Comunque, il mio personaggio è un camallo del porto, di estrazione sociale, insomma, più bassa rispetto agli altri ragazzi dell'Entelema. L'Entelema è questo gruppo a cui poi aderiscono tutti questi giovani rivoluzionari che combattono per gli ideali dell'Italia, dell'unità d'Italia. Io invece interpreto appunto Francesco Castiglione, che è il migliore amico di Mameli da sempre, che lo accompagnerà per sempre e appunto da sempre, ed è un personaggio guascone, eccentrico, stravagante, che parte anche poco consapevole di quello che stava succedendo in quegli anni, e poi grazie a Goffredo e ai ragazzi dell'Entelema invece cambia, evolve e appunto diventerà uno degli organizzatori dell'Entelema, insieme anche appunto a Carlin Repetto. Quanto avete trovato i vostri personaggi vicini a voi stessi, che avete la stessa età, ai vostri pensieri, al vostro sentire, sì, sicuramente in epoche così distanti? Allora, nel mio caso, come anche forse quello di Chiara, è stato difficile trovare molte cose legate al personaggio, al personaggio storico, non sì, personaggio, perché una persona esiste veramente, fa sempre strano dirlo. È stato difficile, però ero tranquillo, perché la sceneggiatura ci ha aiutato molto, è 95% storica, quel 5% è sempre cinematografico, ovviamente, per regalare il pathos, però le cose che sono successe sono cose veramente... le cose che si sono scritte nella sceneggiatura sono cose successe veramente, e diciamo che le mie fonti potevano essere gli scritti, quindi potevo capire molto da quello che scriveva,
Però diciamo che la sceneggiatura e i miei fantastici registi, i nostri fantastici registi, sono stati quelli che ci hanno aiutato di le più. Fonti principali. Le fonti principali. Sì, perché comunque di Adele c'è scritto molto poco, quindi diciamo ho dovuto documentarmi, cercare proprio di trovare dei piccoli spunti giusto per avere almeno un'idea generale di questa donna, però ovviamente appunto la sceneggiatura è stata la fonte principale. E di mio ho cercato di restituire quel lato impulsivo, quel lato romantico, anche fragile, però comunque che non significa debole. Ecco. Ho cercato di avvicinarmi in quel senso a lei, anche per riconoscermi in quello che provava e per restituirlo con verità. No, io a differenza loro ho trovato c'erano molte notizie. Nino Bixio è un uomo molto parlato, ma l'uomo Nino Bixio, l'uomo politico, noi raccontiamo il ragazzo, un ragazzo di 25 anni, quindi era da calibrare questa cosa. E quindi ho avuto questa idea di questo ragazzo che un po' pirata per certi aspetti, perché lascia Genova 10 anni e si imbarca, sta più in mare che in terra. Anche come cammina un po'. Quindi quando torna, esatto. Non in equilibrio. E poi c'era questo, insomma, il lavoro sul suo modo di parlare, che doveva essere unico, perché aveva influenze di tanti popoli, tutti i popoli che ha vissuto, in cui è realmente venuto a contatto. Con cui è realmente venuto a contatto. Questa storia, secondo me, è sempre studiata in maniera molto scolastica, quindi può creare una sorta di respingenza con un pubblico giovane. Invece, sapere che questi personaggi poi hanno fatto la storia, ma l'hanno fatta in maniera molto real, contemporanea, si sono amati, hanno litigato, hanno combattuto, hanno scritto poesie, tutti insieme per un'unione di intenti, secondo me è fondamentale. Ed è, cioè, per me è stato divertente e motivo d'orgoglio. Non so per lui. Per me no. Sì, ovviamente. No, ovviamente è stato bellissimo, è stata una sfida. Ci siamo divertiti tantissimo e insomma la complessità è stata proprio insomma restituire vita a questi personaggi, mantenendo un riferimento storico, ma cercando di insomma liberarci da ogni tipo di atteggiamento ottocentesco, no? Perché l'errore spesso può essere, sai, faccio il personaggio dell'Ottocento, quindi divento altezzoso, elegante, no? Quando in realtà basta essere, come dire, diretti nel momento, semplici. E anche poi sono ragazzi della nostra età, quindi ci siamo comportati effettivamente come ragazzi che comunicano, litigano, ridono insieme. Abbiamo riso tanto, sia dentro che fuori dal set, e questo ha aiutato. Una domanda difficile per vedere se siete preparati. Ah. L'inno di Mameli adesso lo sapete? Certo. E ve lo intonate? No. No, è andato la voce. Ma no, perché io noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Beh, okay. Bello. Siamo i due più stonati della serie. E il fatto che no, dai, facci sentire. Dai, benissimo. Negati. C'era un vocal coach sul set che ci aiutava a intonare l'inno quando dovevamo cantare. Diciamo che per usare un eufemismo non era molto soddisfatto di tutti i ragazzi dell'Entelema per le doti canoniche. Veniva lì con la tastierina, quella col soffio, per intonare la nota, cioè per farci iniziare bene ogni ciak, e ogni volta noi sbagliavamo completamente e facevamo molto ridere. Terribile. Ci hanno messo l'autotune, perché siamo trapper dell'Ottocento. Fratelli d'Italia. Basta.